Sono felice di essere in questo comune invitata dall'amministrazione comunale, dai docenti e dal dirigente scolastico per un'attività che riguarda la tutela ambientale e in questo particolare frangente la raccolta differenziata. La raccolta differenziata che purtroppo è un tema scottante, gestire il rifiuto è un tema scottante, nel senso che non tutti siamo abituati alle buone pratiche della gestione del rifiuto. Siamo solitamente portati a pensare che il rifiuto è qualcosa che va buttato, in realtà il rifiuto è semplicemente qualcosa che ci rifiutiamo di utilizzare ancora, non perché sia rotto, non perché sia da buttare, ma semplicemente perché non ci piace più o in quel particolare momento non ci serve più. E siamo abituati a pensare che dalla materia prima da cui si ottiene un particolare prodotto, nel momento in cui non ci serve più, va buttato via e quindi va a finire dalla culla alla tomba. Siamo qui per insegnare ai ragazzi soprattutto a riutilizzare, a rivalutare il rifiuto. Il rifiuto che diventa una risorsa, diventa un bene e che se riusciamo a fare una giusta raccolta differenziata può diventare sicuramente un nuovo prodotto di partenza, per cui si parte dal rifiuto che diventa qualcosa che ritornando nelle nostre case con un'altra forma ci può ritornare utile e nello stesso tempo può evitare di creare ancora danni a livello di impatto ambientale, quindi di inquinamento, danni che poi si ripercuotono anche sulla salute di tutti noi. Partiamo dalle scuole perché i bambini sono dei veicoli essenziali dal mio punto di vista. I bambini sono i nostri educatori perché i bambini poi tutto quello che imparano, e loro sono delle spugne, lo trasformano in educazione nell'ambito familiare, quindi insegnano ai genitori tutto quello che gli viene insegnato. Ecco perché dico sono i nostri educatori. Andiamo anche nelle piazze, facciamo interventi con i cittadini, aiutiamo l'amministrazione comunale a partire con le giuste pratiche della raccolta differenziata e quindi a suddividere bene i rifiuti per poterli poi avviare al riciclaggio. Noi come ente di governo, noi come ente EGRIB siamo l'ente di governo per le risorse idriche e i rifiuti della Basilicata. Io in particolar modo mi occupo a livello di comunicazione, formazione e informazione della tutela ambientale e quindi della green economy per lo più, quindi acqua, rifiuti, tutto quello che è sostenibilmente compatibile a livello ambientale. Ecco perché sono qui. Come ente di governo noi facciamo questa attività coprendo tutti 131 i comuni della Basilicata, tutte le scuole esistenti in Basilicata, cercando in tutti i modi possibili e immaginabili di dare una buona educazione, una buona conoscenza proprio appunto di come gestire il rifiuto che deve diventare una risorsa, quindi un qualche cosa di nuovo estremamente utile. Ovviamente, noi abbiamo colto con entusiasmo l'invito dell'EGRIB, che ringraziamo vivamente per averci mandato la dottoressa Lanza, dove abbiamo avuto modo di il piacere di apprezzare le sue qualità per come l'approccio con i bambini e con i più piccoli, da dove che sono il veicolo da dove partire per l'educazione, la corretta educazione al riciclo dei rifiuti. E ringraziamo ancora l'EGRIB, noi amministrazione comunale insieme alla scuola che subito ha accolto anche l'invito dell'EGRIB per diffondere la cultura della raccolta differenziata a cui ci accingiamo a passare nel più breve tempo possibile. Il veicolo dei bambini sappiamo benissimo che è quello più efficace. A questo progetto, come diceva anche la dottoressa, seguiranno altri progetti, altre manifestazioni che noi sosterremo caldamente e vivamente per una buona riuscita della raccolta differenziata nell'ambito del riciclo. Noi abbiamo messo in campo come amministrazione tutto ciò che era possibile in termini di didattici, sì, ma anche di infrastrutture. Non a caso stiamo
cercando di veicolare tutti i finanziamenti possibili per mettere in campo tutta la struttura, l'infrastruttura per una corretta gestione e funzionamento della raccolta differenziata. Non a caso abbiamo chiesto e ottenuto dei finanziamenti per la creazione di un centro comunale di raccolta che mancava nel nostro paese e che servirà molto per seguire l'obiettivo del recupero dei rifiuti, che è quello che è l'obiettivo cardine per diminuire il più possibile le quantità di rifiuti da andare a smaltire. Vorrei ringraziare l'amministrazione comunale a nome del nostro ente, dell'ente EGRIB, e portare il saluto dell'amministratore unico e del dirigente, in quanto hanno fortemente voluto questo tipo di attività, proprio perché vogliono dare un valore aggiunto, nel senso che vogliono dare un'importanza particolare proprio alla tutela ambientale, in questo particolare momento alla raccolta differenziata, e un'attenzione particolare ai comuni che hanno raccolto questa proposta dell'EGRIB, proprio perché molto attenti al territorio e chiaramente ai loro cittadini. La scuola è pienamente impegnata in questo tipo di attività. Noi siamo un istituto comprensivo, quindi abbiamo alunni che diciamo di diverse età, a partire dai 3 anni fino ai 12-13 della scuola media. E l'età in cui bisogna e si può incidere moltissimo sull'educazione ambientale in termini generali, ma in particolare sulla gestione e sull'approccio ai rifiuti, alla raccolta differenziata, al riuso, al riciclo e a tutte queste tematiche. Quando c'è stata la possibilità di collaborare con la Regione Basilicata e con il Comune di Scanzano Ionico, questo istituto, io in particolare, non ci siamo assolutamente sottratti, e quindi abbiamo ospitato e stiamo ospitando una dottoressa della Regione Basilicata che ci viene a dire delle cose. Questa attività è una sola attività, non è una sola, la sola attività, ma ce ne saranno altre. Noi abbiamo nel nostro PTOF abbiamo il progetto Lotta al piccolo rifiuto, no? Banda riciclante, è una cooperativa di Bologna che verrà qui e faremo delle cose, sempre la tematica è sempre la stessa: raccolta differenziata, gestione dei rifiuti, attenzione all'ambiente. Al primo posto ci stanno tante cose nella nostra società, visto che abbiamo tante necessità, ma l'ambiente sicuramente ha un posto in prima fila. I ragazzini, se sono sensibilizzati rispetto a questa tematica, sono fondamentali, perché riescono a condizionare molto anche gli adulti. Sugli adulti è un po' più difficile agire, però sui bambini e sui ragazzini assolutamente sì, e questa scuola cerca di farlo.